targhe e fare suppelletti, come non so se avete visto, vogliamo ricordare con delle parole, con la nostra presenza, venendo qua il 13, il 14, il 12 di agosto, queste persone. Per voi che siete giovani forse non l'avete conosciute queste persone, però sono persone che hanno dato molto alle sezioni di Benevento e Piedimonte e noi cerchiamo di ricordarle. Adesso Gilda ci leggerà una preghiera, una poesia riguardando questo aspetto, diciamo. E poi tutti sarete liberi. Grazie. Sparano Emiliano, 1973-2001, socio CAI, sezione Piedimonte Matese. La poesia si chiama Luce. Ascendere le vette, godere del percorso, ammirare i fiori, sentirne il profumo, ascoltarne l'armonia del cinguettio, il torrente che invece cade fragoroso nel suo letto, vedere il volo dell'aquila che domina l'immenso del cielo. L'animo nostro è sedotto dal bucolico paesaggio. In questo scenario, Domenico ci conduce ogni anno nella notte di San Lorenzo col bel manto di stelle. È agosto, l'escursione inizia nel bosco. Con le torce, l'entusiasmo un po' si spegne quando il sentiero diventa più aspro. Eppure, quando la luna ci offre la vista della montagna brulla e maestosa, la processione non si arresta. Ognuno è solidale e ha nel cuore il ricordo di Emiliano. A lui è dedicata questa scalata, eppure Giulia con amore e affetto lo ricordava. Nell'ora antelucana, quando un'altra alba nasce e il sorgere del sole nutre di speranza l'uomo dell'altra vita. Altra luce, di Carlo Pastore. Un pensiero per il nostro amico Diodoro. Aspetta, c'è un altro pensiero. Un pensiero per il nostro amico Diodoro, sempre presente. Grazie a tutti. Beh, tu vuoi questa qua? Sì.